ragazzi, oggi siamo in un nuovo video. Sto con la prima volta, questo qua è il mio primo video. Io sono Tiguti Lisely Pop. E è già il quinto video che faccio. E vi volevo avvisare che praticamente vi farò vedere tutte le app che sono utili per fare video. Incominciamo con Mobizen, che Mobizen praticamente vi farà fare video su videogiochi, però vi farà solo fare la schermata e vi farà fare foto per YouTube, però non so, anche video, ma solo la schermata interna, non mi si può vedere la faccia, niente. Io me l'ho già scaricata, ma l'ho cancellata perché volevo fare sti video qua. E oggi poi c'è, vabbè, poi c'è una trap che si chiama questa qua, che vi fa fare solo al video dove vi si vede la faccia e parlate di queste cose, potete fare dei musicali eccetera, tutto quello che volete, tranne che la schermata di videogiochi non si possono fare. E vi faccio fare vedere metà faccia perché non voglio che mi si vede tutta la faccia completa, perché c'è gente che stalker, sta gente qua che non mi piace. E ho solo 11 anni, quindi non voglio farmela vedere. Comunque ritorniamo a Mobizen. Che Mobizen, ve l'ho già detto, mi fa fare i video gamer. Sì. E praticamente con Mobizen, quando lo scaricate, lo cliccate, ci mette 2 secondi, 3 secondi, 4, 5 secondi, vi fa una vibrazione. Voi dovete scrivere, dovete schiacciare sta Mobizen e vi dirà tutte le indicazioni e vedrete come dovrà fare. E per cancellare il video, bisogna solo tornare indietro, schiacciare la freccetta, eliminarlo, tirare in giù il coso di Mobizen, quel pallino rosso, ma comunque la peggiore, perché quando me l'ho scaricata e devo fare dei gamer, entro in un gioco per farle e non diceva che era annullato, non so adesso perché il telefono è un po' scarso e basta, mi sa queste cose qua, però non funziona bene col mio telefono, forse fa cagare. E comunque vi dovete, la terza app, la migliore, Play Giochi, se avete un telefono adatto, perché Play Giochi potete schiacciare un pallino e lì vi potrà far vedere la faccia e potrete far vedere anche i giochi, quindi è la migliore. Dentro il telefono, dentro l'interno schermo, e incominciate il vostro video e basta. Queste erano le tre app migliori da scaricare per fare video su YouTube. Spero che il video vi sia piaciuto, mettete un like, iscrivetevi al canale e commentate. Ciao, bella a tutti ragazzi.